fa piacere raccontare brevemente, diciamo, la storia per arrivare a, diciamo, stare Oggi. fuori casa, quindi che è una cosa molto faticosa, piena di sacrificio, immagino. La maggior parte parte dalla perdita del lavoro. Mi ricordi il nome? Ci diamo del tu? Sì, Ok. la partita del lavoro, poi io ho lavorato quasi sempre in nero, diciamo, per cui alla fine, se perdi il lavoro, poi con l'avanzata dell'età, quindi ci trovando. In più, se non lavori, non c'è la possibilità di... E a quanti anni ha No, da questo? 2-3, 4 Ah. anni, sono 4 anni che sono... Adesso quanti anni ha? 59. Per cui 50. Quindi mi prima. ritengo fortunato, che c'è gente, io ho visto a 27, 28 anni già sta per E qui prima aveva una casa, tutto strada. Sì, regolare. col lavoro, bene o male, riuscivi ad avere un E affitto. adesso dove dorme? Adesso la Caritas. Ah, quindi adesso sta la Caritas, e la famiglia? Famiglia, mio padre, i miei sono morti, c'è un fratello. Un fratello che Però lavora, faccio dei immagino. lavoretti così attuali, Ok. traslochetti, o le chiese, Tutto a bene. 50 euro ogni tanto, così. E alla Caritas vi danno alloggio per Sì, dormire e per mangiare, però non chiaramente. è infinito. Poi dopo, Quanto dura quando? non c'è può essere un anno, può essere 6 mesi, può essere 2 mesi. In base alle storie che c'è chiesto. Loro cercano di darti spinta per cercare di lavorare di ancora. lavorare, ma anche di trovare anche altre E poi possibilità correrà un progetto di molto alloggi da interessante altre parti, con perlomeno ci può ci starci riusciamo. 20 anni. Sì, stiamo qui, come no, Qualche prego. parente, qualcuno del. Oppure altre strutture, No, se poi inizia a lavorare però. Allora rinuncia all'economia di ma prima lei cosa faceva? che faccio il montato ho lavorato. Però c'erano 15 anni di marchetta, che ci fai? Niente. Ho sempre lavorato, però bisogna fare quanti di là. Vuoi lavorare? È stato un po' appena suonato lì, il telefono, non lo sentivo. E quindi uno è costretto ad Assessore, ma accettare. sì, hai lavorato fino a 3-4 anni fa, bene o male. Poi però a un certo punto. Mettono al telefono, buongiorno. Buongiorno. È lui che ti ha dato l'inizio. Ecco, hai visto che sei tornato qua? No, non lo capire, ce n'è un altro sul maiale. L'organizzazione. Barbara Carbone Messaggero. Massimo e Daniele. Massimo, lei ci vuole. Oh, Massimo e Daniele sono lavoratori della cooperativa, quindi. Poi è già la notizia, mi Massimo, sta volando. Quanti anni hai? Diciamo che io ho 62 anni. Ok. Diciamo, diciamo che ci ho avuto una vita abbastanza travagliata. Intemperie hanno finito, lo capite da solo, non so. Ma lavorava prima? Lavoravo, lei. Eh. Ok. Che Io faceva? lavoravo, facevo un po' il pittore come hobby, poi facevo il manuale, diciamo perché mi piaceva pure stare nell'edilizia. E poi, come si chiama quello? Il fattino per una categoria. E niente, soltanto che dovevo fare Roma Macerata, Macerata Roma. Portavo scenografie cinematografiche, no? E poi c'è stato un periodo, poi mi sono stufato e me ne sono andato. Anche perché da lì gli scalini non ti fanno salire come vorresti. Vabbè. E me ne sono andato e mi ero messo da solo, siccome c'avevo un amico che aveva i radiatori, era meccanico radiatorista, sì. ma così mi sono fatto una passeggiata per quei parti, ho visto che il lavoro che mi poteva piacere, rubato una volta il mestiere con gli occhi è facile entrare a lavorare, sono andato lì da lui, ho detto che serve un ragazzo di bottega, dice sì, è che dalla scopa, è che dalla paletta, no, guarda, hai capito male, io posso essere anche un meccanico in seconda,
dice, ma qui sei... Due mesi esperti dei radiatori, ma ti preoccupati, già io cominciavo a dare da qui. S'allargava un po'. Comincia a lavorare, no, no, comincia a lavorare, sai, la passione del principiante, comincia a lavorare tutto quanto. E vedo che gli rubavo il mestiere. A un certo punto ci sono stato due settimane, un mese pieno, e poi ci sono stati quattro mesi che non si lavorava perché gelata tutta battuta, le macchine si sfasciavano i radiatori e non si trovavano i pezzi di ricambio, un casino della Madonna, e quello che stava a rimettere i soldi perché mi doveva pagare uguale. Successo che è venuto un vigile, io come ho visto il vigile, non ho fatto niente, arriva che dava paranazza, dì, questo è per te, e me ne tornavo. Se no io facevano via un brutto quarto d'ora, proprio distanziato. E io me ne sono andato. E da là ho fatto perdere le mie tracce e mi ero messo a far barista. Uno che dopo tutto il suo lavoro va a far barista, c'è da ridere. Mi fanno fa a detta ai cornetti. Ma una fila di persone voleva il cornetto, la panna, così. E ne ero capace. Dice, che barista sei? Io sto dietro al bancone. Mi sono messo dietro al bancone e facevo i cocktail. Ma ti dico, ma tanto dei guercine da sbattere per te anche avanti. E tutti gli piaceva. Ma il padrone però mi ha scagliato e chiappato pure da là. Me ne sono andato. Ho finito. A quanti anni ha finito di lavorare? A quanti anni ho finito? Dopo tutti questi lavori ho finito a 35 anni. Quindi poi, sono 30 anni che stai in giro. Lavori sempre a nero, mai in regola. È quello che diceva lui. Poi mi sono fatto 15 anni di strada. Quasi sempre. Poi mi sono fatto 15 anni di strada e dopo 15 anni di strada, con l'esperienza mia, ho detto, voglio vedere una cosa. Se tutti ci riescono al computer, voglio vedere se mi capita un'azienda con i computer. Perché no? Mi sono tirato delle maniche, ho conosciuto una certa signora Valentina, e come mi ha visto dice, non per adesso, ma da quest'altra settimana puoi accedere al tuo lavoro. Se ti impegni diventa il tuo, se no, arrivederci e grazie. È stata la parola. Io sono boccato, dopo una settimana ho detto qual è il posto? E mi sono messo di fronte a lei. Certo, le prime armi non so Rambo, però con una settimana mi sono imparato come si manovra. E poi piano piano, un po' con la maestranza di Valentina, un po' con questa parfetta di me, sono riuscito a fare qualcosa. Poi sempre con l'accompagno suo che mi dava la carica, lavora che ti fa bene, lavora che ti fa bene. Stavo a diventare un, come si chiama uno che lavora da corsa? Un stacanovista. Avevo provato a fare un stacanovista, un altro po' mi viene infarto. Dico, ma che stavo a scherzare? Troppo impegnativo. No, perché ti danno stress emotivo sul cervello specialmente, è giusto. Posso fargli vedere una cosa? La foto, volevo fare la foto, bravi, bravissimi ragazzi. Quanti anni avete? 25, 19, 23, 34, sei il nonno. Carmelo? Ma quanti anni avete? Metti la foto. No, ragione. Ti aggiungi con foto. Ecco. Ci avete fatto mangiare un pochino, Allora, la giornata sta volgendo al termine, come tutte le cose belle a un certo punto finiscono. Siamo qui con Marzia Masiello di Aibi, con Rachel di Casa Le Coppelle e con Alessandro Radicchi di Binario 95. Allora, un consulto. Vieni anche tu, vieni. No, qui c'è Omar, l'altro padrone di casa. Allora, sono tanti anni che si fa, però mi sembra che va sempre meglio in qualche maniera.
Beh, va bene, perché comunque per noi è intanto continuare la gioia della condivisione con i nostri ospiti e i nostri amici, con degli altri amici che ci fanno essere ancora più contenti, perché ci fanno stare in un ambiente bellissimo e mangiare delle cose buonissime, ma soprattutto ci danno tanto affetto. Quindi questa è la cosa che sentiamo di più e che ci riempie il cuore. Cioè vedere le persone che comunque vengono da vite difficili, che hanno superato tanti problemi e vivono tanti problemi, sorridere ed essere contenti e non vedere l'ora che arrivi questo giorno per venire qua, per me è il regalo più grande. Grazie. Anche per noi. Marzia, Aibi, che ha ideato all'inizio questa cosa. Ma non è Aibi e non è Marzia, in realtà è tutto questo che è nato insieme grazie all'amicizia. Poi chiaramente ci sono amici dei bambini, c'è Binario 95, ma l'amicizia io credo che sia stato l'ingrediente fondamentale che proprio dentro queste mura ha fatto nascere un servizio per il prossimo, perché stare insieme significa volersi bene, voler bene alle persone, accoglierle nella loro semplicità, nella loro bellezza e anche nelle loro difficoltà, e dunque mettere insieme tutte queste bellezze è anche la nostra gioia, oltre che... I padroni di casa che dicono, sono sempre più contenti di questa cosa. Sì, è una bella iniziativa, e io ci tenevo contro mio marito. Andiamo e poi, avanti, poi tutta la famiglia ha partecipato, ho visto i ragazzi, no, che hanno saltato un giorno di scuola per mettersi a disposizione, eccetera. Devo dire che una delle frasi più belle che ricordo, che ha detto un giorno uno dei nostri ospiti e che io vorrei rilanciare qui, è stata proprio questa: ha detto, oggi siamo stati bene come in una famiglia. E dice tutto. Questo per me, ecco, posso dirlo, oggi siamo stati bene come in una famiglia più grande, però una famiglia che... Ma questo mi fa molto piacere, che Casa Cappelle è un po' quello che voglio definire. Noi abbiamo chiamato Casa Cappelle perché è la casa di tutti, quindi quando vieni a Casa Cappelle ti devi sentire come a casa. Esatto. Noi continuiamo a esserci ogni giorno e devo dire che questi momenti per noi sono delle luci che durante tutti i 365 giorni dell'anno ci permettono di andare avanti, perché Binario 95 esiste tutti i giorni, noi ogni giorno accogliamo circa 60-80 persone e più quelli che intercettiamo allo sportello e orientiamo, migliaia di persone al giorno che hanno bisogno di aiuto, e noi anche con questi elementi cerchiamo di andare avanti. Senti, altri amici che volete citare che hanno contribuito? Guarda, volevo proprio dire questo, soprattutto il gruppo di Pane e Olio che organizza poi tradizionalmente e annualmente vari appuntamenti, questo è uno special di Pane e Olio, chiaramente ci sta dietro la telecamera, fa parte del gruppo di lavoro. Pane e Olio, il pane viene dato da Casa Cappelle. Pane viene dato da Casa Cappelle, chiaramente Luca Pasquale del Vicario di Roma, Doriana Bruzzetti di Pandolia che ci regala l'olio, tante persone che ci hanno seguito nel percorso, che rendono possibile questo incontro tra amici e bambini di Binario 95, penso al Forum Nazionale del Terzo Settore, penso alla OI della cooperazione Bosesco, penso alle ACRI, penso veramente a tanti amici che spero di non dimenticare, quindi ho citato che non sono più grandi, però è fondamentale continuare a camminare insieme, perché dare il buon esempio di accoglienza per i più piccoli nel carisma di amici dei bambini, per gli adulti in difficoltà nel carisma di Binario 95, dare una buona tavola, aggiungere un posto a tavola, come in questo caso fanno i nostri amici. Per esempio, in questo è il fatto che a questa tavola, la tavola dove ero io prima, ci fossero per esempio le istituzioni, l'assessore alle politiche sociali, accanto al nostro ospite, con cui hanno parlato di welfare, quindi lei gli chiedeva anche che cosa pensava del modello attuale di accoglienza, e per esempio lui ha detto, no, questo mi piace, però ci sono pochi posti a Roma, e l'assessore ha detto, bene, ma noi stiamo lavorando per quello, per cercare, quindi creare un contatto, le ferrovie dello Stato che a noi danno i locali, che erano lì, e quindi dialogavano con loro, si possono trovare altri spazi, cioè concretizzare quelle che a volte sono solo dei nomi generici, portarli a tavolo e pranzare insieme. Fassi, Andrea Fassi, con cui facciamo un laboratorio di gelato, che era lì, e quindi insomma per noi avere lì, quindi gli amici, i sostenitori e le istituzioni è molto importante. Poi a tavola, solo loro sono capaci. A tavola si raccontano delle storie, si fanno degli affari, si stringono amicizie, si fanno tante cose a tavola, no? Non solo, e poi saperlo raccontare bene, perché io direi grazie anche all'Uffici Stampa e alla stampa che è stata presente e che ha dato voce a questo buon esempio che possa essere positivo per la città. Perfetto.